molto felice di essere qui oggi nella sede appunto di rappresentanza delle istituzioni italiane e europee, proprio perché deve essere in qualche maniera la casa degli europei, il luogo appunto in cui si ha la possibilità di discutere, di riflettere e anche di portare avanti dei progetti per un'Europa ancora più unita, coesa e sociale. E dunque questa è l'Europa appunto di cui abbiamo bisogno. Dicevo, coesione sociale, voglia di futuro, una vita quotidiana migliore e lo sport sociale per tutti. Lo sport sociale per tutti può appunto svolgere un ruolo da protagonista, può avere un grande ruolo non soltanto per il benessere fisico degli individui, per la prevenzione anche dal punto di vista della salute, ma per la coesione sociale attraverso appunto il rispetto delle regole, il rispetto dell'altro, la scoperta di nuovi territori. E dunque lo sport è un elemento di coesione sociale formidabile, soprattutto dopo i 2 anni di pandemie, in cui c'è bisogno di ripartire, ritrovare dei legami. E dunque, oggi siamo qui perché la WISP presenta il progetto Sport per Tutti, che è sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e questo progetto che si realizzerà in 15 regioni italiane. E con il coinvolgimento di 26 comitati territoriali dell'WISP. La WISP, appunto, lo sapete, è proprio radicata su tutto il territorio e lo farà anche insieme a altri soggetti di cittadinanza attiva, università e rappresentanze sociali. Questa presentazione nazionale apre il ciclo di una serie di conferenze stampe regionali e territoriali che si terranno appunto nelle varie città che sono coinvolte nel progetto. Allora ne approfitto per salutare i vari referenti WISP dei comitati regionali e territoriali che sono collegati con noi in questo momento. Mi permetto, e non mi sono presentato, sono Eric Joseph, corrispondente in Italia del giornale francese Libération e cofondatore di un'associazione che si intitola Europa Now, che ha vocazione in qualche maniera a portare avanti una forma di patriottismo europeo. E mi permetto appunto di salutare, se sono in collegamento con noi, la WISP di Gorizia, con cui a fine maggio abbiamo organizzato con Europa Now, con la WISP e anche con l'Associazione dello Sport di Nuova Gorizia, la prima corsa per l'Europa, Gorizia Nuova Gorizia. E la prima edizione è proprio per l'idea di portare l'Europa nei luoghi attraverso lo sport, nei luoghi in cui ci ricorda per quale motivo abbiamo fatto l'Unione Europea. Allora, inoltre siamo qui per presentare il parere del CESE, del Comitato Economico Sociale Europeo, sul valore sociale dello sport, del quale la WISP, insieme al Forum del Terzo Settore, si è fatto promotore. Allora, ringrazio in anticipo tutti i relatori che hanno accettato di partecipare, alcuni in presenza, altri saranno in collegamento, in video. Ringraziamo anche i colleghi della stampa che ci appunto, hanno fatto il piacere e l'onore di stare qui con noi oggi. La scaletta potrà subire alcune variazioni. Ovviamente dovuto appunto alle necessità dei vari relatori, però abbiamo cercato di tenere conto della disponibilità e dell'esigenza di ciascuno. Da oggi pomeriggio sul sito, dalle 16, sul sito nazionale www.wisp.it e sulla pagina Facebook della WISP nazionale sarà disponibile la registrazione integrale di questo incontro. Che potete anche riascoltare attraverso il GR Rai Parlamento, che lo trasmetterà sabato prossimo a circa alle 15, e che appunto ringraziamo il GR Rai Parlamento. Allora chiederò
Passerò subito la parola ai relatori, che ringrazio ancora della loro partecipazione. E li chiederei di cercare di mettersi, perché ci sono tanti relatori, che è quello che ci fa molto piacere, però ovviamente i tempi, essendo quello che sono, li chiederei, anche se sono io stesso troppo lungo, di essere abbastanza brevi e per interventi di 5-7 minuti. E vorrei cominciare ringraziando con il padrone di casa, che ci ospita in questa casa Europa, per così dire, il direttore della sede dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, per un saluto, e ne approfittiamo anche per ringraziare i dottori Alessandro Lombardo e Daniele Ramacci, che appunto ci hanno aiutato e hanno collaborato con noi e ci hanno seguiti con grande forza e sostegno. Grazie, passo subito la parola al dottor Carlo Corazza, che ringrazio ancora. Grazie Giuseppe, un saluto naturalmente al Ministro Orlando, so che ci raggiungerà il Presidente Maragò, saluto Pietro Barbieri, membro italiano del Comitato Economico e Sociale, grazie anche ai parlamentari europei che interverranno, Brando Benifei che è capo delegazione PD al Parlamento Europeo e Massimiliano Smeriglio, e un grazie particolare a lei Presidente perché ha scelto la nostra sede, la sede delle istituzioni europee, per presentare questo importante progetto sulla accessibilità e anche sul ruolo che può giocare lo sport nella ripresa, un progetto sul territorio che insomma, noi vediamo come particolarmente importante. Come sappiamo, ci sono 20 milioni di persone che praticano lo sport in Italia, e questo ci dà la dimensione dell'importanza di questo settore da un punto di vista economico e sociale, e di quanto quindi sia importante un confronto come quello che abbiamo oggi tra rappresentanti di istituzioni europee, nazionali e operatori del settore, anche per massimizzare l'impatto che possono avere le risorse europee. Non stiamo parlando soltanto dei fondi di Erasmus+, che era una parte dedicata allo sport, ma anche dei fondi di Next Generation, PNRR in Italia, e dei fondi del bilancio pluriennale 2021-2027, che come sapete ha anche una dimensione di coesione sociale e territoriale molto importante. Del resto, questo ufficio ha già lavorato con voi e ha già organizzato altri confronti con esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e operatori del settore, e siamo pronti a continuare a farlo. Il parere del marzo di quest'anno del Comitato Economico e Sociale è molto importante perché è un invito alle istituzioni europee a aumentare la visibilità e l'impatto e l'incisività delle politiche europee e anche a utilizzare di più e meglio i fondi europei per il settore dello sport. Come sapete, il Parlamento europeo in piena crisi Covid ha adottato un'importante risoluzione nel febbraio 2021. In questa risoluzione noi indicavamo l'importanza del settore dello sport per uscire dalla crisi e anche il suo impatto non solo sul PIL e sull'occupazione, ma anche in settori strategici per l'economia come il turismo. Noi sappiamo che il turismo beneficia moltissimo il carattere attrattivo degli eventi sportivi, e turismo vuol dire trasporti, vuol dire industrie culturali creative, vuol dire enogastronomia, cantieristica navale e via dicendo. Il piano di lavoro UE per lo sport, lo conoscete, indica l'importanza del valore dello sport, la dimensione socio-economica. E infine vorrei ricordare un fatto importante. Nel bilancio pluriennale 2021-2027 sono stati raddoppiati i fondi di Erasmus, questo da 14 miliardi a 28 miliardi. Questo vuol dire che ci saranno anche più risorse dirette per lo sport. Quindi grazie ancora per aver scelto questa sede. Il Parlamento europeo non farà mancare il sostegno al vostro settore, perché appunto è un settore chiave per la ripresa post-Covid. Grazie ancora, Presidente. Ringrazio tanto il dottor Corazza. In effetti io penso che i cittadini devono sempre di più venire nella casa Europa. Le istituzioni sono molto, veramente, pure io molto contento che sia questa conferenza stampa, questo incontro si svolge oggi appunto negli uffici della rappresentanza del Parlamento europeo. Passo subito la parola a Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale della WISP,
che appunto ci parlerà anche di questo ambizioso progetto. Grazie. Grazie, grazie Eric, grazie direttore Corazza, un caro saluto a tutte e a tutti, un ringraziamento a Pietro Barbieri e un ringraziamento e un saluto particolarmente sentito al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Mi permetterà anche un grazie Andrea per l'amicizia personale e per la vicinanza anche non formale del Ministro Orlando alla nostra associazione, alla UISP, a tutto il terzo settore, avendo anche mantenuto in sé proprio anche la delega al terzo settore in un momento particolare. Tranquillizzo il Ministro, non parleremo di riforme legislative, di percorsi di armonizzazione, di tutto quello che abbiamo anche, come dire, ancora sul tavolo in tema di lavoro sportivo. Tante, ecco, questioni per cui, di là della battuta, ecco, io colgo l'occasione per ringraziarlo, al di là di ogni formalità, per l'attenzione che il Ministro, il Ministero, la Direzione Generale Terzo Settore sta mettendo, ecco, su questo percorso, non ancora sappiamo concluso, e per ecco, sostenere anche l'armonizzazione normativa fra sistema sportivo e terzo settore. E Eric ha già inquadrato l'appuntamento di oggi. Per noi è molto importante svolgerlo in questa sede, quindi veramente un ringraziamento all'ufficio in Italia del Parlamento Europeo, a tutti i relatori parlamentari che si susseguiranno. Progetto Sport per Tutti, il titolo, diciamo, è semplice, ovviamente richiama il nostro lo sviluppo del nostro acronimo WISP, ma è un progetto, come diceva Eric, molto molto ambizioso. Rete di collaborazioni, di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid, che si, diciamo così, integra, intreccia molto bene con il parere di iniziativa che lo scorso marzo l'Assemblea del CESE ha approvato all'unanimità e che ha visto appunto Pietro Barbieri relatore, Pietro Barbieri componente del CESE, vicepresidente del gruppo 3, l'area di rappresentanza dedicata al sociale. E lo ha già detto Enrico Giuseppe, è un progetto che si realizzerà in 15 regioni d'Italia, che coinvolgerà 26 comitati territoriali. Anche io ovviamente faccio un saluto doveroso a tutti i nostri dirigenti che ci stanno anche seguendo in questo momento. Network molto vasto, quindi ovviamente il rapporto con il territorio, col sistema delle università, a partire dal network di Unisport, rappresentanze poi sociali locali, forum del terzo settore, ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, il sistema ANCI, gli enti locali, le aziende sanitarie e ovviamente il sostegno e la collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che finanzia questo progetto nell'ambito dell'avviso 2/2020 ex articolo 72 del decreto legislativo 117/2017, conosciuto ormai da tutti come codice del terzo settore. Dicevamo progetto ambizioso che si inserisce tra le opportunità che come associazione abbiamo voluto da subito cogliere, proprio accettando le nuove sfide degli istituti del codice del terzo settore, le opportunità di finanziamento appunto attraverso i fondi ministeriali previsti per sostenere gli enti del terzo settore. Riteniamo, ecco, questo progetto una proposta progettuale innovativa. Nel frattempo salutiamo il presidente del CONI Giovanni Malagò che ci ha raggiunti, un progetto che guarda, ecco, diciamo, con anche una nuova consapevolezza all'Europa, alle politiche sociali e sportive dell'Unione, attraverso l'attivazione di una piattaforma di co-sviluppo e di azioni che avranno un approccio duale, utile riteniamo sia per rispondere alle problematiche evidenti create dalla crisi Covid, sia per rendere lo sport e l'attività fisica un elemento, diciamo, sistemico, ecco, nell'ambito dei processi di sviluppo e coesione coesione attivati nei territori. Dopo il lungo periodo della pandemia, da cui ancora non siamo usciti del tutto, che ha determinato, lo sappiamo tutti, un grave impatto su tutta la filiera dello sport e dell'associazionismo sportivo di base in particolare, potremmo ovviamente aggiungere le successive crisi che si sono aggiunte, la guerra in Ucraina, le crisi energetiche ambientali. Ecco, riteniamo sia assolutamente necessario un approccio nuovo, strategico, per rilanciare e valorizzare il ruolo dello sport e dell'attività fisica,
con l'obiettivo di arrivare a rafforzare, ecco, strategie di sviluppo economico e sociale, occupazionale, intrecciando legami intersettoriali sempre più ampi, in particolare con la salute pubblica, l'istruzione, la tutela dell'ambiente, riprogrammando, diciamo così, in tal senso, politiche e interventi di welfare. Come rete associativa nazionale WISP, un altro, diciamo, riconoscimento giuridico che ci arriva dalla riforma del terzo settore, ecco, crediamo con molta umiltà di portare in dote un patrimonio collettivo di esperienze e competenze maturate ogni giorno sul territorio, che partono appunto dallo sport sociale, ma che attraversano politiche che si occupano appunto di diritti, di salute, di ambiente, di rigenerazione urbana, di uguaglianza di genere, di educazione, di interculturalità, di inclusione, ancora di beni comuni, di sviluppo economico, di lavoro. E siamo appunto convinti che queste esperienze possano, debbano essere sempre più protagoniste di nuovi modelli di innovazione attraverso lo sport e lo sport sociale. E c'è tutto il tema poi del contrasto alle disuguaglianze, alla sedentarietà, il cui costo sociale e sanitario, come risultato anche dalla recente indagine WISP-SVIMEZ, sostenuta da Sport e Salute, ha impatti sempre più negativi. E velocemente sul progetto Sport per Tutti, perché poi avremo, diciamo, una presentazione che entrerà molto nel merito. Un progetto che si basa sostanzialmente su tre obiettivi fondamentali: rendere le città, i nostri centri urbani, insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico, attraverso l'adozione di un modello che è teso a valorizzare proprio l'emersione di un'elaborazione di innovazione sociale. E alcune azioni, ecco, molto importanti: un'azione nazionale che coinvolgerà tutti i comitati regionali di Living Lab per valorizzare lo sport e l'attività fisica quali strumenti prioritari per supportare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle politiche di coesione, e basata appunto sulla valorizzazione della dimensione sociale dello sport, sulla dimensione ambientale, sulla dimensione economica dello sport. Un laboratorio per arrivare alla configurazione di una figura cosiddetta animatore sportivo territoriale che possa collaborare con gli enti locali, con gli enti pubblici, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di esclusione. L'istituzione di un cosiddetto voucher Sport per Tutti che possa sostenere, grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero, proprio i soggetti più a rischio di esclusione dalle attività sportive. E poi ci teniamo molto a questa innovazione, il filone WISP for Sustainability, sulla mobilità, per andare a promuovere, ecco, iniziative che aumentino l'impatto dello sport e dell'attività fisica sui processi di sviluppo e di rigenerazione urbana sostenibile. E poi un'azione nell'azione sul tema della mobilità, andremo a coinvolgere tre impianti sportivi di tre città importanti come Bologna, Roma e Bari, per andare a misurare l'impatto e per andare soprattutto a realizzare, a redare delle linee di indirizzo per la mobilità sostenibile e delle linee che andranno ad esaminare, diciamo, a entrare nel merito del tema della mobilità sostenibile e dolce, casa sport, scuola sport, lavoro sport. Arriveremo ad incentivare gli utenti ad accedere agli impianti, ad arrivare agli impianti selezionati tramite mobilità sostenibili e dolci, e andremo a misurare questo attraverso una piattaforma che andrà a contabilizzare i chilometri percorsi per raggiungere questi impianti attraverso appunto mobilità sostenibili e dolci, con anche un riconoscimento economico. E su questo ringrazio anche i tecnici della società Simurg che hanno già fatto i sopralluoghi in questi impianti e sono pronti con noi per partire con questo progetto. Dicevo prima, un percorso che si va sicuramente ad integrare con il parere di iniziativa del CESE. Abbiamo speso, come dire, molte, ecco, energie in questo percorso. Un ringraziamento ovviamente ancora a Pietro Barbieri, a tutto il Comitato Economico Sociale Europeo. Sono arrivate delle raccomandazioni importanti per la stessa Unione Europea e per gli Stati membri. Oggi, come dire, riparte un nostro percorso di coinvolgimento di tutte le istituzioni per far sì che quelle raccomandazioni del parere possano, ecco, trovare messa a terra in tutte le istituzioni nazionali, nel rapporto anche con le regioni. Mi fermo qua, ovviamente gli spunti sarebbero tanti. Ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti, che ha accettato l'invito e qua con noi oggi, ovviamente la stampa che ci aiuterà a promuovere questo progetto ambizioso, e
Ancora un grande ringraziamento al ministro Orlando e ancora un caro saluto a Giovanni Malagò, presidente del CONI. Grazie. Grazie Tiziano Pesce, grazie mille per averci appunto illustrato appunto i progetti. Appunto, penso che la parola ambiziosa sia quella giusta. E passo subito la parola al ministro Orlando, che è ministro appunto del lavoro e delle politiche sociali, che ringrazio tanto di questa presenza e che appunto segna una volontà di un'attenzione sui progetti di sport per tutti e per lo sport sociale. Vi passo subito la parola, grazie. Grazie per questa occasione. Mi piace prima di tutto sottolineare come questo progetto si inserisca, come è stato detto nell'introduzione, all'interno di un disegno che ha come fine quello del raggiungimento degli obiettivi di coesione dell'Agenda 2030 e che è parte integrante della politica di coesione dell'Unione Europea. Insomma, lo sport viene riconosciuto anche dall'Unione Europea come un elemento essenziale per i raggiungimenti di obiettivi di benessere e di sviluppo sociale. Da qui anche il senso della mia presenza qui. Non sono il ministro dello sport, ma è, diciamo così, una manifestazione emblematica del fatto che una parte delle politiche sociali passa attraverso lo sport. E il perché è abbastanza intuitivo, soprattutto se lo caliamo nella dimensione urbana, cioè la dimensione in cui scarseggiano gli spazi, ci sono di difficoltà di accesso alle strutture, dove i rischi di marginalità sono più alti, perché dove tutto questo avviene si riducono due obiettivi che sono fortemente agevolati dallo sport, quello delle pari opportunità e quello del principio di eguaglianza sostanziale. Non è un caso che, diciamo, forme di dittatura integralista, delle teocrazie, coloro che contestano l'eguaglianza tra gli uomini e le donne, introducono spesso come primi provvedimenti la restrizione della possibilità delle donne ad accedere allo sport. Lo sport lo è, diciamo, nella cultura popolare, lo è nella dimensione anche della quotidianità, una chiave di riscatto. E questo credo sia il tema che sta al centro di questo progetto. Del resto ce ne siamo accorti, credo, in modo molto forte durante la fase più acuta della pandemia, quella del cosiddetto distanziamento sociale, nella quale abbiamo visto quanto e come pesa sul benessere fisico e psichico della persona la impossibilità ad accedere allo sport. E credo che proprio questa nuova consapevolezza ci deve far investire di più in termini di attenzione, di capitale politico, diciamo ancora prima che di risorse su questa dimensione. L'obiettivo del progetto che viene presentato oggi è quello appunto di rendere accessibile a tutti lo sport anche in momenti di crisi economica e sociale, di non ridurre le opportunità che sono legate allo sport e all'attività fisica, garantendo appunto l'accesso ai servizi e alle strutture. In questo ambito io vorrei tributare un giusto e dovuto riconoscimento al ruolo dell'UISP per la sua impostazione storica. Diciamo, io sono ormai abbastanza vecchio per ricordarmi quando si chiamava ancora Unione Sport Popolare dimensione, diciamo, che in molte realtà aveva, di integrazione, diciamo così, della struttura ufficiale dello sport, coprendo quelle aree, diciamo, nelle quali appunto il tema della competizione era meno forte ed era più importante la dimensione di carattere sociale. Ora
queste per fortuna, diciamo, nel corso del tempo c'è stata una contaminazione, cioè la presenza del presidente Malagò credo che ne sia anche la conferma, cioè la dimensione sociale è diventata anche, diciamo, un tratto caratterizzante, diciamo così, dello sport istituzionale. Ma questo è dovuto anche a un grande movimento storico che c'è stato in Italia, e da questo punto di vista il ruolo che il WISP ha svolto è di grandissima importanza, e lo è ancora oggi. Ed è molto importante per un'idea di sviluppo sostenibile, di innovazione sociale, come elemento per supportare la coesione della comunità. A questo proposito giudico molto importante la definizione dell'iniziativa del CESE, del Comitato Economico e Sociale Europeo, che in una risoluzione ha chiesto di rendere più incisiva la politica comunitaria in materia di sport, includendo tra l'altro il tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici Eurostat per misurare la deprivazione materiale. E questo credo sia un salto di qualità molto importante nella valutazione del benessere, che non è soltanto, diciamo, un dato individuale, ma è la conseguenza del contesto nel quale una persona vive, e quindi in un contesto in cui l'accesso allo sport è più o meno garantito. Credo che dire sport per tutti sia una frase semplice, ma straordinariamente ricca di significato, perché si declina in una società che ha bisogno dello sport per stare bene, in uno star bene in cui i termini di salute fisica, ma anche dal punto di vista della salute sociale dei nostri contesti, diventa sempre più importante. Io insisto molto sul tema di che cosa significa un lockdown sociale di 2 anni nelle generazioni più giovani, quali sono le conseguenze che ancora non vediamo e che forse vedremo nel corso del tempo, e come lo sport può essere una risposta, diciamo, a questo vero e proprio trauma esistenziale, insomma, no? Credo che sia comparabile a quello che hanno vissuto le generazioni che ci hanno preceduti nella guerra. Lo abbiamo detto spesso come parallelo, ma le guerre sono state anche la causa di traumi di carattere psicologico e con dimensione sociale che si sono poi protratte nel corso del tempo. Qualcosa di analogo probabilmente stiamo vivendo, di cui non abbiamo neanche la piena contezza, e questo io penso sia un elemento su cui sia molto importante riflettere, e oggi proviamo a dare una parziale risposta, credo, a questo termine. Credo che sia importante questo progetto per la sua capillarità, perché coinvolge 15 regioni e 26 città, e quindi, diciamo, non possiamo parlare di un progetto pilota, neanche, diciamo, di una sperimentazione. È un progetto che ha un'ambizione, diciamo, strutturale. Noi lo abbiamo sostenuto per la ricaduta territoriale e per la capacità di costruire sinergie sui territori, soprattutto attraverso il metodo del partenariato istituzionale, economico e sociale. Io credo sia fondamentale il coinvolgimento diretto delle persone, supportando l'accessibilità all'attività sportiva e valorizzando il ruolo dello sport in rapporto alla salute, all'inclusione sociale, al rispetto per l'ambiente, al sostegno all'economia. Da questo punto di vista, io credo che dirò due cose prima di concludere. Che noi guardiamo spesso allo sport, diciamo, dal punto di vista delle performance che si riescono a mettere in campo, della crescita dei movimenti, delle federazioni, ai risultati che si riescono a ottenere, e forse dovremmo anche guardare di più allo sport come luogo dell'innovazione sociale, per le formule organizzative che si realizzano nello sport, ma che possono essere utilizzati anche in contesti diversi dallo sport. E questo credo sia un elemento di riflessione che, come dire, quanto il volontariato, l'associazionismo nel suo insieme ha risentito di formule, di modalità organizzative che sono state introdotte inizialmente nello sport. E questo è un tema
credo di grande portata nel momento in cui abbiamo bisogno di produrre ulteriori elementi di innovazione nella dimensione sociale. Io non mi sottraggo al tema che poneva Pesce, non ero terrorizzato dalle domande che riguardavano il terzo settore, nel senso che nelle prossime settimane concluderemo la modifica della parte fiscale della riforma attraverso un emendamento che è stato costruito con un... chi mi ha scritto la nota ha detto proficuo, io vorrei aggiungere anche molto faticoso rapporto col terzo settore, per cui voglio ringraziare anche chi ha dato una mano, tra cui UISP, ad arrivare a un punto di equilibrio, perché quando parliamo di terzo settore parliamo di realtà tra loro poi molto diverse, con esigenze anche molto diverse. Si tratta di un passaggio propedeutico. Nell'ultimo decreto che è stato varato dal Consiglio dei Ministri c'è l'aggancio per la presentazione dell'emendamento. Una volta convertito il decreto, noi provvederemo alla notifica all'Unione Europea. Quindi sostanzialmente, diciamo, il pezzo più importante di ciò che mancava per concludere la riforma si realizzerà nell'arco dei prossimi 2 mesi. Resterà poi ancora la parte che riguarda i controlli come ultimo decreto di attuazione della riforma nel suo insieme. Io credo che si possa dire che entro quest'anno davvero possiamo dire di avere chiuso tutto il percorso di attuazione della riforma del terzo settore. È stato un lavoro molto complicato, del quale voglio ringraziare anche il direttore Lombardi, che ha fatto un lavoro di grande importanza e molto complicato. Inoltre verranno approvate a breve dal Consiglio dei Ministri le modifiche rispetto al lavoro sportivo e subito dopo partirà un lavoro congiunto con il Dipartimento per lo Sport in modo da rendere questo quadro normativo con la riforma del terzo settore. So bene che gli enti del terzo settore, sicuramente gli enti di promozione sportiva, hanno alle spalle 2 anni molto difficili. Ed una ripartenza che incrocia tra l'altro l'entrata in vigore di una riforma che ha comportato anche un aggravio di carattere burocratico. Questo però io credo non debba far smarrire lo spirito costruttivo, e ne sono certo, di cui siete portatori, e nella consapevolezza del fatto che questo sarà un passaggio che consentirà il passaggio all'età... alla maggiore età, diciamo, del terzo settore, perché noi avremo, diciamo così, una strutturazione che finalmente consentirà di avere una robustezza a questo ambito, anche alla sua declinazione sportiva. Consentitemi un'ultima notazione e concludo veramente. Pensavo al passaggio, siccome diciamo così, vagamente la storia del WISP incrocia anche la storia della tradizione politica dalla quale provengo, e non fosse altro perché mio padre era un istruttore WISP di nuoto, quindi diciamo nell'altro secolo. Ma il tema del passaggio del nome, no? Noi c'è stata una stagione nella quale si è pensato che alla fine in fondo i cittadini fossero uguali, le opportunità fossero assicurate a tutti, e quindi appunto non serviva più rimarcare la natura popolare, era necessario soprattutto riconoscere l'accesso a tutti. Ora in verità forse dovremmo riconsiderare, ora non propongo a Luis di ricambiare nuovamente nome, sarebbe anche faticoso dal punto di vista... Però il tema si pone, nel senso che in verità c'è un pezzo di società che accede naturalmente allo sport e c'è un pezzo di società invece che non ce la fa. Non ce la fa per condizioni di accesso come quelle che proviamo ad affrontare qui, ma anche per condizioni esistenziali. Il lavoro, come è organizzato il lavoro, che tipo di lavoro fai, in che contesto vivi. Non è neanche soltanto una questione, che pure pesa, di reddito, è anche una questione di organizzazione della vita. Ecco. C'è un pezzo di mondo giovanile che quando accede al lavoro, per esempio, deve rinunciare alla dimensione sportiva per le forme che sono offerte.
E quindi il tema, diciamo così, di una natura popolare dell'iniziativa che deve portare a far accedere allo sport, secondo me si ripropone, perché sì, ahimè, si ripropone il tema della crescita di nuove diseguaglianze di carattere sociale, che dopo la pandemia, o comunque dopo la fase acuta della pandemia, rischiano di acuirsi e rischiano di acuirsi ancora di più con la guerra. Insomma, quello che penso che proviamo a dire con questo progetto e che io credo dovremmo dire in molte più occasioni è che lo sport non è un lusso che si possono permettere soltanto coloro che hanno realizzato, diciamo così, uno standard di benessere e che invece è una condizione essenziale per lo sviluppo psicofisico della persona e per questo motivo deve essere aperto e fruibile soprattutto perché si trova in condizioni di maggior disagio e in condizioni di maggior difficoltà. Ringrazio WISP per continuare a battere su questo punto, credo che dovremmo farlo tutti quanti insieme, so che anche il presidente Malagò è sensibile a questo particolare tratto e questo progetto prova ad andare in quella direzione. Grazie. Grazie. Grazie mille, Ministro Orlando, anche per queste considerazioni finali e anche questo invito a pensare lo sport non soltanto come il luogo della coesione sociale, ma anche il luogo dell'innovazione sociale, che tra l'altro dovrebbe andare e vanno di pari passo. Passerei subito la parola a Giovanni Malagò, Presidente del CONI, che ringrazio tanto di essere qui anche presente con noi in questa Casa Europa. Grazie Eric, innanzitutto avevo sbirciato sul tavolo questo libro che divorerò, Passaggi e Testimoni, con 10 atleti che hanno fatto l'Europa, molte storie già le conosco, ma sicuramente ci sarà qualche aneddoto che migliorerà la mia cultura sportiva. Mi ha detto Tiziano che ne hai un'altra copia per lui, perché questo già me l'ha regalato, ti sono grato. E, grazie WISP, grazie Presidente Pesce. Rivedo amici di qualche battaglia, confronto, dialogo, affetto, rispetto, ovviamente l'amico Massimo, l'amico Vincenzo, come altre persone che da sempre fanno parte integrante del nostro mondo. Complimenti a Pietro Barbieri perché credo sia la persona giusta. A questo signore che è il presidente della Federazione Italiana Paralimpico, valori i complimenti, diciamo, forse sono esauriti per quello che è riuscito a fare, diciamo, da Tokyo a Pechino. Il tuo presidente Pancalli ogni volta mi prende in giro e mi dice abbiamo vinto qualche medaglia di più. Sì, nell'invernale non è proprio così, anzi tutt'altro. E poi gli ho detto leva valori al tuo mondo e vedi dove finisce. Lui ogni volta lì si mette a ridere. Detto questo, veramente chapeau, caro ministro, caro Andrea, mi ha fatto piacere moltissimo queste tue ultime parole, tue considerazioni. Sì, credo che insomma ci sono anche dei giornalisti che mi conoscono. Penso che sono temi che insomma si capisce che non bleffo, che ce le ho sotto la pelle, che le ho sempre maneggiati, trattati, curati, seguiti, insomma, nei limiti di quello che può fare una persona nel mio ruolo, prima da dirigente sportivo, insomma, di qualche iniziativa, di qualche SD, di qualche comitato organizzatore, adesso del Comitato Olimpico. Brava WISP, innanzitutto per vincere questo progetto, però insomma direi che Andrea ha una storia familiare e personale sicuramente più vicina, per certi versi più incline della mia, però insomma la WISP era il porto, lo sbocco naturale di questo, diciamo, progetto pensato dal Ministero, a cui faccio i complimenti. Primo per questa sua, diciamo, specificità, peculiarità, non voglio mancare di rispetto ad altri colleghi degli enti di promozione, però insomma c'è un percorso anche soprattutto di distribuzione capillare nel territorio che peraltro molto ci accompagna col Comitato Olimpico e che vi mette in condizione di essere, diciamo, i partner ideali di mettere a terra, perché poi sai, i progetti è bello presentarli, è bello avere un dossier che ti porta ad aggiudicarli,
e poi vanno messi a terra. D'altronde, come il ministro Orlando sa molto bene, la legge può essere molto buona se gli aspetti pratici, i decreti attuativi non corrispondono, diciamo, a quello che sono le esigenze, in realtà succede un disastro. E invece questo è proprio il vostro DNA. Mi piace l'idea della mano per tanti motivi, mi piace l'idea ovviamente di aver coinvolto, diciamo, un elemento ancora più di caratterizzazione che è il mondo paralimpico all'interno di questa mano, all'interno delle singole discipline. E c'è una cosa che mi fa molto riflettere, cioè qui c'è anche una dinamica, se tu vuoi, oltre i confini. C'è il coinvolgimento dell'OMS, c'è il discorso ovviamente dei piani di coesione 21-27, c'è il tema di Agenda 2030 e qui mi sposo in pieno col mio mondo, e cioè il mio mondo è Agenda 2020, vedo Valerio Piccioni, Gazzetta dello Sport, sa perfettamente, oltre Fabrizio Marchetti del CONI, sanno benissimo di che cosa sto parlando, cioè due mondi apparentemente così diversi, così lontani. Come ha accennato Andrea Orlando, al di là delle singole persone si avvicinano e dove trovano praticamente una sovrapposizione, io dico sempre due facce della stessa medaglia, Agenda 2020 plus 5, Agenda 2030, tu parli di cosa? Parli di quello che sono l'indispensabilità della sostenibilità, che è una parola che oggi è diventato praticamente un jingle, un mantra, anche se volete abusata, inflazionata. Tutti pensano alla sostenibilità, magari che è quella ambientale, a cui peraltro voi fate riferimento nell'ambito del progetto, che poi spesso diventa ecologica, che diventa, soprattutto negli ultimi giorni, più che mai prepotentemente, anche e soprattutto nel nostro paese, ma per altri motivi non dirazziamo troppo dal tema, ma in realtà la sostenibilità, Comitato Olimpico Internazionale, mondo che rappresenta anche a livello di Europa di progettualità queste tematiche, è tutto. La sostenibilità è ovviamente sociale, questo è logico. Il Ministro ha fatto benissimo a fare una riflessione che negli ultimi tempi più che mai c'è un divario formidabile tra chi si può permettere di fare sport e di chi no, in realtà è in condizione di farlo. E quindi qui WISP e il mondo degli EPS più che mai possono dare un contributo fondamentale, è verissimo, perché credo che non debba ricordare a voi, a breve presenteremo adesso anche gli ultimi dati di confronto dell'Istat. Mi permetto di dire che fino a prova contraria sono quelli ufficiali, sono quelli certi, non perché le altre rilevazioni o le altre ricerche di mercato o le altre indagini non siano serie. Però bisogna anche tener conto di alcuni parametri, alcune variabili che magari spesso non sono considerate, un po' come i sondaggi, per capirci, Andrea. E c'è un tema ovviamente di sostenibilità economica, perché qualsiasi progetto può essere straordinario, però se non tiene sotto il profilo finanziario, costa troppo o non rende abbastanza quanto sono, diciamo, i desiderata, le aspettative, e onestamente non so se vale la pena applicarlo, per carità di Dio, cioè l'incidenza singola rispetto all'utente, all'individuo, ai numeri, sono anche logicamente degli elementi che si devono tenere presenti. Questo è molto importante, è molto importante, perché adesso, diciamo, sono partito dal particolare e vado al macro. Il macro qual è? Il macro è il nostro paese. Il macro siamo questi 60 milioni di abitanti che spesso, diciamo, io mi diverto, diciamo, a rigirare, a parlare, a toccare, eccetera. I 60 milioni di abitanti dove sono divisi oggi? Sono divisi, direi, in due o se volete tre categorie. La prima categoria sono quelli iscritti all'FSN, mal contati 4 milioni di persone. La seconda sono quelli iscritti agli EPS, mal contati sono circa il doppio. E il resto sono circa 46 milioni di italiani che, insomma, adesso andiamo a vedere l'Istat che dice, di questi la metà fanno sport, come scendono la mattina, magari come fa Valerio, faccio una battuta, non so se è affiliato allo WISP o alla FIDAL, eccetera, si mette in calzoncini e fa la sua corsetta, magari per qualche anno sempre di più fa una specie di camminata veloce. E questi qua logicamente rappresentano, diciamo, una fetta significativa del resto della popolazione. Su questi io penso che è indispensabile, doveroso, che uno Stato moderno, efficiente, che ha, diciamo, queste tematiche a cuore, come ha detto il Ministro, eccetera,
ci si debba concentrare, perché sugli altri, sì, insomma, sempre si può fare di più, sempre si può fare meglio, però negli altri ci siete ovviamente anche voi atleti di livello del mondo paralimpico. Noi siamo una straeccellenza, siamo i primissimi della classe, qualche cosa addirittura siamo dei fenomeni, qualche cosa siamo il decimo posto. E sugli altri ovviamente le criticità emergono prepotentemente. E cosa fa riflettere? E concludo, sempre per essere pratici. Perché il ministro Orlando ha fatto benissimo nel dire, logicamente ci sono divergenze tra chi se lo può permettere e chi no? È perché qui c'è una contraddizione in termini. E qual è? L'FSN e l'EPS su cosa fondano la loro attività? Cioè questo progetto, voi come riuscite a farlo? Con ovviamente le stratificazioni territoriali, ma con le vostre ASD, che logicamente sono il cuore pulsante del vostro movimento, come d'altronde di qualsiasi altro, sia che parlo di EPS e di FSN. Ma l'ASD, al di là della specificità di un progetto che ci può essere o no, che gli viene calato dall'alto, l'ASD come campa, di che cosa vive? Una cosa sola, della scuola di sport o delle iniziative. Fa il torneino, c'è la piccola iscrizione, piuttosto che ovviamente il tesserato che praticamente autofinanzia. E invece, se noi vogliamo proprio in qualche modo risolvere quel problema di chi non si può permettere di fare sport e non ha la volontà, la testa, a Roma si dice la capoccia, la cultura di mettersi in calzoncini da solo perché ha dei problemi di depressione, ha dei problemi di lavoro, ha dei problemi familiari, ha dei problemi fisici, ha dei problemi psicologici, eccetera, e quindi ha bisogno di uno stimolo che qualcheduno logicamente glielo alimenta all'interno dell'SD, un bravo maestro, un compagno di squadra, una struttura. Automaticamente noi dobbiamo mettere in condizione queste società il più possibile di fare il loro, tra virgolette, lavoro, che poi è il lavoro sui generis, perché siamo tutti terzo settore. Quando una struttura è no profit, per me è tutto terzo settore, dal mio punto di vista, almeno io lo considero tale. E quindi bisogna in qualche modo aiutarli, come? Esattamente con questo tipo di progetti, perché questi mettono in condizione di realizzare comunque qualcheduno che non potrebbe fare sport, di avvicinarsi, inclusione, ruolo attivo, senza dover pagare una quota. Concludo. Un'altra riflessione. Lo sport, dove lo fai? Ovunque. Anche questa sala. Levi le sedie, levi questo tavolo, sdrai dei tappetini, sdrai un tatami, metti un ring, metti una pedana per fare scherma, inventi quello che ti pare. Però, diciamo, lo puoi anche fare paradossalmente nelle piazze, lo puoi fare in qualsiasi luogo outdoor, al di là degli aspetti climatici, fa 40 gradi non è consigliabile per chi ha 80 anni, forse neanche per chi ne ha 20, però normalmente, scusate, ci dovrebbe essere un luogo dedicato, specificamente attrezzato, omologato in ogni cosa. Magari qui c'hai, scusa se te lo dico, uno spigolo che se fai un movimento ti spacchi la testa, tuo figlio forse lo manderesti a star qui perché qualcuno dovrebbe certificare l'agibilità di questo posto. Perché lo dico? Perché proprio perché abbiamo vissuto questo momento di Covid, e su questo io sono il primo che sapete quanto sono stato critico sull'individuazione di chi ha usufruito di questi fondi più unici che rari del PNRR che sono arrivati nel mondo dello sport, sul quale noi non siamo stati minimamente interpellati. Un errore politico mostruoso, ma soprattutto tecnico. Soprattutto tecnico, perché se non sappiamo noi cosa fare, visto l'expertise, come c'ha lo WISP all'interno degli EPS, allora veramente qui non ci si capisce più nulla. Perché? Perché io non ho trovato giusto, e l'ho detto pubblicamente, sapete quanto ogni tanto, diciamo, non abbiamo la stessa visione delle cose, che gli enti di promozione sportiva, che anche loro hanno diritto, magari con cifre diverse, magari con criteri di attribuzione diverse, avessero anche loro la possibilità di creare col PNRR un luogo su cui mi riaggancio, ci si potevano fare tanti altri progetti, e questo è stato semplicemente un'esclusiva dell'FSN. Complimenti WISP, grazie. Grazie Presidente Alconi, Giovanni Malagò. Soltanto una piccola precisazione, questo piccolo libro è dovuto grazie a proprio Valerio Piccioni, perché questi 10 atleti che hanno fatto l'Europa incarnava ogni chilometro della corsa di Miguel di quest'anno.
proprio perché la Corsa di Miguel lo ricorda che lo sport è appunto favorisce il benessere individuale, è un fattore essenziale di coesione sociale, ma può essere anche un vettore di memoria e di valori. Grazie ancora Giovanni Maragò. Passerei subito la parola a Pietro Barberi, che è appunto il membro italiano del Comitato Economico e Sociale Europeo e relatore per il parere sullo sport. E appunto, parere suo prima. Il ministro parlava del passato del mio sportivo popolare. Con questo parere cerchiamo anche di andare verso il futuro e di immaginare appunto un altro sguardo in qualche maniera sullo sport. E appunto si parlava prima di, in particolare, di includere il tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici Eurostat. Questo mi sembra anche un elemento importante, appunto includere alcuni parametri in alcuni ambienti sulla cultura, sull'accesso alla cultura e accesso allo sport sarebbe determinante. Passo subito la parola appunto a Pietro Barbieri. Grazie. Sì, anzitutto grazie alla WISP per l'organizzazione di questa giornata e per tutto il supporto che c'è stato nel costruire il parere che è stato più volte citato. Dovrei fare un lungo elenco delle persone con le quali ho collaborato, a partire da Tiziano evidentemente, negli anni, ma davvero un lungo elenco di tante persone che hanno costruito, che continuano a costruire opportunità per tutti, per garantire che lo sport possa essere effettivamente un veicolo di benessere, di inclusione e di opportunità nuove. Fermo restando che condivido quanto diceva il Ministro Orlando sul tema delle diseguaglianze e quindi sul recupero dell'idea della dimensione popolare anche dello sport, insomma, però anch'io non chiedo certo nessun cambiamento di nome. Allora, prima di tutto, che cos'è un parere del CESE? Il CESE, come noto, è il Comitato Economico e Sociale Europeo, è la rappresentanza di tutta la società civile, imprese, lavoro e terzo settore. Siamo divisi in tre gruppi, io sono vicepresidente del terzo gruppo. E rappresento lì il forum del terzo settore, che purtroppo sì, è un compito improbo, che è quello di riuscire a chiudere questa benedetta riforma che mi vide all'epoca portavoce quando fu approvata in Parlamento. Non credevamo ci volesse tutto questo tempo, anzi Orlando sta facendo uno sforzo importante per portarla a conclusione e speriamo davvero che sia la volta buona, perché abbiamo assistito a periodi di assoluto vuoto in questa legislatura, soprattutto che era quella che avrebbe avuto il compito proprio di mettere in campo la parte attuativa. Quindi un parere che cos'è? Fondamentalmente è lo strumento attraverso il quale la società civile europea, lì rappresentante, cerca di mettere nell'agenda europea un nuovo tema, un parere d'opinione, cioè proprio, mentre invece il CESE esprime pareri su tutti gli schemi di direttive europee, analogamente a quello che fa il Parlamento. Ovviamente il Parlamento con forza molto maggiore, sia istituzionale che politica, noi esprimiamo pareri su tutti gli schemi di direttiva europea. C'è un rapporto molto solido con la Commissione, col Parlamento, e quindi normalmente, come dire, cerchiamo di far funzionare quelle istituzioni che sono oggetto di revisione, speriamo con la conferenza sul futuro dell'Europa, perché talvolta troppo farraginose. Come nasce questo parere? Nasce da un'iniziativa della WISP, quando ancora era presidente Vincenzo Manco, insieme a Tiziano e una bella delegazione vennero a conoscere le istituzioni europee, e da lì è nata l'idea, come dire, di fare in modo che le istituzioni europee si facessero carico dei temi che oggi sono stati già declinati in maniera molto chiara e forte. E nasce prima della pandemia, questo va detto,
nasce prima della pandemia, ma questo lo sottolineo per una questione, perché in realtà i temi che stiamo sottoponendo hanno visto inevitabilmente un'accelerazione nell'epoca pandemica, ma non certo una novità. Insomma, ciò di cui stiamo parlando, la forza o meno di riuscire a includere nelle attività sportive persone che oggi sono cittadini, fasce sociali che ne sono escluse, piuttosto che valorizzare e rafforzare il tema della prevenzione e dell'inclusione sociale, prevenzione quindi sul piano del benessere, l'inclusione sociale sul piano inevitabilmente delle opportunità che questo racchiude, bene, tutto questo non ha trovato nessun genere di iniziativa europea in questa direzione, per cui abbiamo, come dire, deciso di mettere noi la chiave nel motore europeo e cominciare a innescare un meccanismo positivo perché le istituzioni europee se ne potessero far carico, basandoci sul Trattato di Lisbona, dove ci sono chiaramente dei temi già aperti, cioè la valorizzazione dello sport sul Trattato di Lisbona, che è una specie di costituzione europea, insomma adesso speriamo che ce ne sia una nuova e definitiva nel futuro dell'Europa, però è un passaggio fondamentale quello del Trattato di Lisbona. Bene, in quel trattato viene valorizzato lo sport in maniera molto significativa, proprio sulla sua componente di benessere, di salute di opportunità di inclusione, quindi di rimozione di ostacoli. La nostra Costituzione, l'articolo 3, credo lo dica in maniera molto chiara, il pieno sviluppo della personalità passa anche attraverso l'attività motoria. La nostra Costituzione parla del pieno sviluppo, questa è la mia aggiunta, ma credo che sia fondamentale. Da qui, inevitabilmente, l'idea di spingere molto in là, e quindi il parere con cui, ripeto, abbiamo collaborato con molti della WISP, ma in particolare, lo devo dire, con Vincenzo Manco, che entra nel merito molto più di me, che è stato molto prezioso nella collaborazione per la costruzione di questo parere, e quindi saprà esattamente dire. Ma insomma, ci sono due direttive centrali. La prima è chiara, è quella di dire: ci sono persone che durante la pandemia, ma potremmo dire anche prima della pandemia, non hanno avuto accesso all'attività motoria. Con questo hanno peggiorato il loro stato di benessere fisico e psicologico. E quindi abbiamo bisogno, come dire, che prima di tutto nelle deprivazioni materiali che le persone possono avere nella loro vita, ci sia anche quella dell'attività sportiva. Tra le deprivazioni materiali c'è ovviamente l'accesso all'acqua, al cibo e via discorrendo, ma anche l'attività motoria. Si diceva che sono 20 milioni di persone in Italia, sono una parte assai consistente della popolazione italiana che, si può dire altrettanto della popolazione europea, che è in grado di, che fa attività sportiva, è in grado di farlo. E magari molti altri lo vorrebbero fare e non possono farlo. Per cui, come dire, il tasso di deprivazione sportiva, la proposta del tasso di deprivazione sportiva, sostanzialmente rappresenta questo elemento, quello di chiarire che esiste nella condizione di vita di ogni cittadino europeo la possibilità di fare un'attività sportiva o l'impossibilità, e questo ne determina poi ulteriori traiettorie. La seconda questione ovviamente è che lo sport non può essere attività sportiva di base, quindi per tutti, non può più essere un'attività lasciata al privato, a un rapporto tra privati. In larga parte d'Europa le organizzazioni che si occupano dell'attività sportiva di base sono organizzazioni no profit. Non chiamiamolo esattamente terzo settore, perché sennò andremo nella legge italiana con tutte le sue definizioni. Sono sostanzialmente organizzazioni no profit. Ebbene, tutte queste organizzazioni campano, grazie alla straordinaria capacità dei
loro dirigenti territoriali. Dobbiamo dirlo, a prescindere dalla pandemia. Con la pandemia poi la questione si acuisce ancora di più e quindi abbiamo una situazione sicuramente che è andata peggiorando e circoli che alle volte non c'erano fatti, essendo fondamentalmente sulle spalle di poche persone senza dei contributi effettivi. Allora da qui inevitabilmente una richiesta molto chiara che nei programmi finanziari economici dell'Unione Europea lo sport di base, ripeto, diventi una delle questioni che possa essere sostenuta e finanziata, non solo nell'Erasmus Plus, sul quale stiamo già lavorando per nel prossimo triennio per costruire, questo diciamo nel nostro documento, un ulteriore aumento della parte sportiva, ma in tutti i finanziamenti. Perché se è vero, come è vero, che sono milioni, decine di milioni nel nostro paese, ma in Europa in maniera analoga troviamo numeri analoghi sostanzialmente bene, allora è chiaro che ci vuole un'attività di interesse pubblico e il pubblico deve riuscire a sostenere chi mette in campo tante energie per costruire lo sport di base. Si può dire altrettanto sul tema dell'incrocio con la scuola, che affrontiamo, perché ovviamente dentro fare attività sportiva dentro la scuola sembra ormai diventata una chimera, ma insomma crediamo che questo debba essere un passaggio inevitabile, ma anche nel lavoro, cioè è evidente che un lavoratore che ha un suo spazio per poter mantenere una capacità fisica è portato inevitabilmente a lavorare meglio, ad avere più opportunità da questo punto di vista, e bisogna dire che le parti sociali, e questo è uno dei vantaggi del Comitato Economico e Sociale, le parti sociali che hanno partecipato al gruppo di studio hanno molto insistito su questo punto, molto insistito. Per cui sono esse stesse consapevoli del fatto che ci vuole un impegno anche nel mondo del lavoro. Cosa accade adesso? Bene, quello che accade adesso con questo parere, oltre alla presentazione qui oggi, che è di fondamentale importanza, è che ovviamente si deve entrare con la giusta gradualità dei tempi europei, ai noi, nell'agenda europea. Abbiamo già fatto un incontro con la Commissione europea, con la quale abbiamo trovato delle assonanze, direi anche quasi imbarazzanti, insomma, non ce l'aspettavamo. La Commissione europea, la parte che si occupa di sport, ha detto siamo insieme a combattere un'analoga battaglia, cioè quello che le istituzioni europee se ne facciano carico. È chiaro che questo deve passare attraverso il Parlamento europeo, è chiaro che questo deve passare attraverso il Consiglio europeo, e per fortuna c'è la presenza del Ministro Orlando, perché il Consiglio è formato dai paesi e quindi saranno i paesi che sono in grado di spingere o meno affinché delle cose accadano. Ma devo dire anche, in ultimo, che è importante, è fondamentale, anzi, che le piattaforme europee se ne facciano carico. Perché dico questo? Perché fondamentalmente tutto questo nasce dall'esperienza italiana. Nasce l'esperienza della WISP, del Forum del Terzo Settore, non è un tema completamente consegnato, interamente consegnato, di cui le piattaforme europee si fanno carico. Abbiamo scoperto e sappiamo che esiste un Comitato europeo per la riattivazione, diciamo, delle attività sportive a livello della Commissione europea. Bene, in quel comitato sono rappresentate UEFA, FIFA, Comitato Olimpico e via discorrendo, sono rappresentate anche le piattaforme europee e presto, piattaforme europee dello sport di base, e presto, nella prossima sessione di questo comitato, ci sarà l'opportunità di parlare proprio di benessere, sport e benessere, e quindi ricominciare da questo punto. Noi ci saremo, ma ci dovranno essere piattaforme europee che faranno la loro dose di rappresentanza. Quindi, come dire, nel panorama europeo tutti hanno un ruolo e non è evidentemente possibile pensare che da qui a una sua iscrizione ufficiale dell'agenda europea nessuno si possa tirare indietro. Purtroppo siamo tutti in questa barca, per cui, come dire, questo è un inizio di lavoro. In ultimo, fatemi dire, lo sport è liberazione.
e liberazione. Per una persona con una disabilità come me, ma c'è qui Roberto Valori che lo saprà dire molto di me, insomma, lo sport è stato uno straordinario veicolo di emancipazione da una condizione in cui eravamo relegate come persone con disabilità, cioè quelli di poveri malati che devono stare nei centri di abitazione, lontani, distanti dalla società. Oggi invece lo sport per le persone con disabilità è diventato qualcosa a cui porre attenzione anche mass mediatica importante, in cui si capisce che c'è una emancipazione da parte delle persone, che il percorso è avviato ed è fondamentale. Questo ci dice che lo sport è più avanti del resto della società, lo dico con molta franchezza. Noi scontiamo una lista d'attesa nelle liste di collocamento al lavoro di 700-800 mila persone e sta aumentando, non sta diminuendo, nonostante gli sforzi, una legge e via discorrendo. Come dire, lo sport è molto più inclusivo di come è tutto il resto della società, e questo va detto, ed è un veicolo straordinario. Per questo io credo che il lavoro che fa la WISP in particolare nello sport di base sia fondamentalmente quello di cui c'è bisogno per rigenerare coesione, diritti e uguaglianza sostanziale. Grazie.